Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, iscritti e non. E da molto tempo che volevo produrre questo video, ma ho dovuto fare altro, fare altri video, programmi in Spreaker. E poi anche leggo molto, sto rileggendo tutte le opere di Howard Philip Lovecraft. Però venendo al tema del giorno, che è la cosa che più vi interessa ascoltare, quest'anno ha iniziato, diciamo, in modo strano perché ci sono state delle morti illustri. Il 10 gennaio 2016, per esempio, è morto David Robert Jones, meglio conosciuto con l'alias artistico di David Bowie. Non l'ho mai seguito, non mi è mai interessato. Non posso dire che non mi sia mai piaciuto, proprio non ha attirato mai la mia attenzione. Quindi, poveraccio, mi spiace che è morto dopo 18 mesi di malattia, sofferta di cancro di fegato, credo, o di pancreas. Quindi è brutto per quella ragione. Poi, Casaleggio Gian Roberto, che avrebbe voluto vedere trionfare il sì al referendum contro le trivelle, per sua fortuna non ha visto lo scempio che, come sempre in Italia, non si raggiunge mai il quorum del referendum, perché si spendono 300 milioni di euro per tirarli nel cesso. Quindi neanche avesse vinto il no, ha vinto l'astensionismo, che è anche peggio, perché se vince il no ti fai responsabile della tua scelta. Ma con l'astensionismo te ne freghi, sia che vince il sì, sia che vince il no, tu ti lamenti lo stesso. Casaleggio Gian Roberto è morto il 12 aprile 2016 e il referendum non è passato perché non è passato il quorum il 17 aprile. Quindi è morto 5 giorni prima di vedere lo scempio, diciamo, della battaglia per la quale combatteva. Ma il video che volevo fare, lo volevo fare su Prince Roger Nelson, che è morto il 21 aprile 2016. Chissà quanta altra gente è morta, che io non me ne sono reso conto. Di sicuro tantissima. Beh, Prince, come David Bowie, non mi ha mai interessato. Ha iniziato la sua carriera, credo, negli anni 70, ma ha avuto un periodo di auge negli anni 80 e 90. E a me, sinceramente, di come ballasse e di come cantasse e di come anche suonasse, non me ne poteva fregare una cippa. Di fatto molti lo contrappongono a Michael Jackson, che non ho preso la data in internet, ma è morto di certo molto prima di Prince. Quindi molti dicono che Michael Jackson è stato un precursore di molti generi e che abbia anticipato Prince. Infatti Prince fa un omaggio musicale a Michael Jackson e quindi lo ha anche anticipato nella sua morte. Sempre prodotta, guarda caso, lo ha anticipato anche in questo, da droghe, da oppiacei. Quindi Prince è stato ritrovato il 21 aprile la mattina, perché magari si è sentito male il giorno prima, alle 10 del mattino mi sembra, o alle 8 o alle 10. Il coroner già aveva dato la sua morte alle 10 nell'ascensore della sua mansione. Pensa che casetta che aveva, di sicuro non era una bicocca,
e già giorni prima, mi sembra, o un periodo prima, è stato sottoposto a una terapia shock contro un'intossicazione da oppiacei. Perché succede che chi prende oppiacei arriva a raggiungere un livello nel quale c'è saturazione, cioè c'è assuefazione. Allora devi prenderne sempre di più. L'assuefazione è psicologica e cerebrale, però gli effetti collaterali si incrementano, si moltiplicano e si fanno sentire. Quindi chi consuma oppiacei come la morfina o l'oppio, a un certo punto la stessa dose non gli fa più niente. È come se si iniettasse acqua distillata o se prendesse acqua distillata. Però invece per il resto dell'organismo, non per il cervello, o magari anche per lo stesso cervello, ma non a livello psicologico, gli effetti ci sono e sono sempre più devastanti, anche perché l'organismo si va debilitando. Ma non era della salute di Prince Roger Nelson, che come nome artistico ci aveva il suo nome, mentre David Bowie si è messo Bowie, che non era il suo nome, ma David sì. Casaleggio, vabbè, Gianroberto non aveva un nome artistico, era quello il suo nome, un nome da impresario, no. E Michael Jackson non so manco come si chiamasse, ma manco quello viene al punto. E quindi se non parlo della salute di Prince nei dettagli, se non parlo della sua arte, di che parlo? Ve lo starete chiedendo, no? Già a questo punto, a questa altezza del video. E che io ho cercato, visto che il cavallino di battaglia è stato Purple Rain, e che come spesso succede, anche quando te ne può fregare di meno di qualcosa, però è un qualcosa di molto importante. Quindi su tutti i telegiornali della Rai, su internet, si è parlato di Prince almeno dal 21 aprile in poi, per qualche giorno, su tutte le edizioni dei TG, ti facevano vedere Prince che cantavano, ma in modo particolare ti facevano vedere come cantava nello scenario del suo grande hit Purple Rain, Purple Rain, che poi c'è un fraseggio anche, ma non si capisce bene cosa dica. Quello che si capisce di più è che canta come se fosse un mantra, un po' per scassare la minchia a chi ascolta Purple Rain, Purple Rain, ossia è come una fissazione, è un po' monomaniacale, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. A me devo dire che è entrato il tarlo del dubbio. Ma che cazzo significa questo Purple Rain? Purple Rain, Purple Rain. Lo so che in inglese significa pioggia scarlata o purpurea. Ma appunto, ma che significa? È un gergo che ha inventato lui, è uno slang nordamericano. Che cos'è? Purple Rain? Boh. Allora sono andato a cercare in internet. Metto Purple Rain e appare Purple Rain significato. Ah, perfetto. Cerco nei tanti risultati, nelle tante coincidenze, invece è perfetto un corno, perché già da prima che Prince morisse, la gente in internet sempre si scatena e si è scatenata anche sul possibile significato di Purple Rain. Come dire, gliel'hanno date di tutti i colori. Che significava? Che aveva un senso sessuale, a pratiche sessuali sporche, alla orina,
Infatti, non so, qualcuno ha accennato che si trattasse della pratica erotica meglio conosciuta come pissing, e poi che invece si trattasse del mestruo femminile, frammisto a urine, che quindi diventa porpora o scarlato perché si diluisce. Poi invece qualcuno ha citato in ballo, visto che i Beatles hanno anche fatto una cover di un disco con Aleister Crowley, che anche Prince, come David Bowie, fossero satanisti. Quindi Aleister Crowley parla della donna scarlata nelle sue pratiche di magia sessuale o magia rossa, dove ha anche un certo rilievo i fluidi corporali e il mestruo femminile. E quindi la confusione mia è aumentata. Ho letto 100 coincidenze di significato purpurine, e molti erano dei forum di Yahoo, con moltissime risposte. Il mare di cazzate che ho letto è stato allucinante. Le interpretazioni più assurde, che chiamavano in causa la già citata magia nera, rossa, bianca, blu, verde, azzurra, la massoneria deviata, le opere di Ripel, Aleister Crowley, la Golden Dawn. Ma le connessioni non finivano lì. Anche gli alienigeni, sette che sarebbero state originate nell'antico Egitto, corporazioni dell'antica Roma. Insomma, veramente un effluvio di tali cazzate mostruose circa il possibile significato di Purple Rain. Poi ho continuato a cercare e devo dire che mi ha aiutato la banalissima Wikipedia. Ho visto che nella discografia di Prince, a volte nei titoli dei long playing o delle canzoni ci mette dei colori. Non so se c'era una canzone con Orange. D'altra parte basta vedere tutte le composizioni New Age, e l'ultimo Prince ha fatto qualcosa di New Age. C'era Brian Eno, che ha fatto molte composizioni nome di colori per indicare stati d'animo, la musica funzionale di Brian Eno. Quindi, al limite, dopo tutto questo cazzeggio sul significato di Purple Rain, che è il mestruo, che è il giochi erotici tipo il pissing, che è l'orina, che è sacrifici satanici, semplicemente ci può essere un'unica spiegazione: o Prince aveva una fissazione con il porpora, oppure un gioco di parole, perché si sa che il porpora, il violaceo, erano colori tanto del clero, soprattutto durante Pasqua, e della regalità. Quindi lui era prince, era il principe, e come adorno avrebbe dovuto avere il colore violetto o porpora o scarlato. Quindi un prince che canta alla sua innamorata sotto un cielo che gli piove Purple Rain, pioggia scarlata. Se uno va a vedere, le corone dei re avevano un fodero di seta color porpora.
Quindi non mi sembra nulla di incredibile. Ha fatto un gioco di parole con i colori, col colore porpora, magari perché gli girava, titolato la canzone Purple Rain. Avrebbe potuto chiamarla Snow, Yellow Snow, neve gialla, non so, Green Eyes, ghiaccio verde, e gli è girato che quando lui cantava la sua amante cadeva pioggia porpora. Quindi alla fine è solo un discorso estetico, artistico. A volte uno cercando con ingenuità informazione si incontra le speculazioni più o meno a malafede di persone che pensano di poterlo interpretare tutto. E quindi molti si appellano alla magia, all'ufologia, alla stregoneria, a pratiche sessuali morbose, alla pornografia, a qualsiasi cosa, quando semplicemente è stato un artista che ha deciso di parlare della pioggia porpora come avrebbe potuto parlare della neve, che ne so, marrone. Magari, ecco, anche lì ci sarebbe da dire, ma perché marrone? Però ecco, sì, sono cose che, quindi vabbè. Tutto questo l'ho fatto per spiegarvi il cazzeggio che c'è in internet riguardo l'interpretazione delle cose. Da quando è morto Prince, ma anche da prima, cioè da quando è uscito Purple Rain, tutto il mondo ha a domandarsi: ma ha a che vedere con Aleister Crowley? Lui parlava della donna scarlatta, porpora. Vabbè, quindi è morto un grande, è morto Prince. Io, se non fosse stato adesso, per quello che hanno fatto vedere in televisione, non l'avrei ascoltato. Da giovane, difatti, negli anni 80 e 90, ogni tanto facevano un servizio su TG che si parlava di Prince e cambiavo canale, non me ne poteva fottere di meno. Infatti mi piaceva Jimi Hendrix e mi piace tuttora, anche se l'ascoltavo molto di più da giovane. Ma non mi piaceva Michael Jackson. Avevo comprato Thriller, il cassette, perché nell'epoca si vendevano i cassette negli anni 80. Che Thriller fu l'hit che lanciò Michael Jackson alla fama. Però l'avevo comprato più che altro perché frequentavo il liceo scientifico e era un po' la musica che tutti ascoltavano. Quindi comprai dei cassette che non mi piacquero molto. Uno di Michael Jackson Thriller, un altro di Paul Young, che andava molto, le ragazze lo ascoltavano. The Love of Common People, che era tutta una canzone fatta in versi, no, di Paul Young. Anche di Paul Young non me ne fregava niente. Ho preso il cassetto, lo avrò ascoltato un paio di volte. Poi non so che altro autore o banda, il Timbuk 3. Ascoltato una o due volte il cassetto. Invece mi sono piaciuti i Till Tuesday. E poi naturalmente, vabbè, gli inossidabili Pink Floyd. Quindi vi ho voluto parlare un po' dei miei gusti musicali col pretesto di dirvi, a seguito della morte di Prince, 21 aprile 2016, che ho cercato di indagare che era questo Purple Rain, le cazzate che ho visto pubblicate addirittura dal 2009
2006, cioè un'interminabile sequela di cazzate monumentali. Per quello, non tutto quello che la gente pubblica, magari in buona fede in internet, ha qualcosa a che vedere con la realtà. Magari sono persone che potrebbero bene non superare una visita neurologica o psichiatrica, eppure scrivono in internet. Magari alla radice del significato Purple Rain c'è soltanto un gusto estetico dell'autore, o il fatto che abbia associato il colore porpora a che lui era Prince, era il principe della canzone pop. Vabbè, allora ho fatto questo video per fare questo chiarimento superfluo che magari guarderanno in pochi. E quindi a questo punto, cari amiche ed amici, come sempre, ecco, mettiamoci in posizione di camera. Come sempre mi ha commiato da voi, care amiche ed amici, non lasciate di seguirmi in YouTube. Mi raccomando, sono disoccupato. Fate in modo che la vostra madre, il vostro padre, i vostri nonni, zii, fratelli, cugini, cugine mi guardino. Pronipoti, nipoti, figli, familiari e parenti, amici, vicini di casa, contatti in internet. E se invece reputate che i miei video sono cattivi, fateli vedere per fargli una cattiveria ai vostri nemici. Quindi o li fate vedere ai vostri amici o li fate vedere ai vostri nemici. L'importante è che YouTube arrivi a pagarmi. Votate mi piace ai video che vi piacciono e diffondeteli, per favore. Condivideteli. E poi io sto anche in Facebook, quindi potete votare anche lì i video e diffonderli in Facebook. E poi, se volete, fate dei commenti, dei commentari ai miei video e avviate delle discussioni nella mia sezione discussioni del mio canale di YouTube. Sto anche in Spreaker. Comunque troverete tutti i link nel mio sito di YouTube Santen Chan. Ancora una volta vi ringrazio e vi lascio. Alla prossima. Ciao.